prossima stagione teatrale, vedremo un attimo, però anche qua la spinta non ci sembra poi un granché, quindi non vediamo proprio questa inversione di rotta che sembrava portare a questa amministrazione. Ci sembra che si stia garantendo un'ordinarietà che vedevamo comunque garantita anche dallo stesso commissario, non dico solo da parte della nostra amministrazione. Per quanto riguarda invece il punto quello successivo, volevamo appunto un chiarimento, mi è stato dato anche in precedenza, per quanto riguarda il discorso dei portatori d'handicap, in quanto era stato fatto riferimento nel punto 2 che si sarebbe provveduto durante la discussione a determinare appunto la riduzione, abbiamo capito che è lo 0,20 nel massimo, ok? Quindi ci aspettavamo appunto quantomeno che la riduzione di qualche aliquota sarebbe stata la cosa ottimale. Quando abbiamo visto la convocazione del Consiglio Comunale eravamo comunque convinti che di riduzione non si sarebbe parlato, ma si sarebbe parlato di un ulteriore aumento. Non credo che faccia assolutamente bene alle casse comunque dei cittadini novaresi, che non vedono altrettanto vigore nei confronti di questa amministrazione. Il regolamento lo riteniamo comunque anche condivisibile, quindi ci sarà un voto positivo, quindi la dichiarazione di voto finale sarà di contrarietà verso il punto 2 e voto favorevole invece nei confronti del punto 3. Grazie Presidente. Prego, Presidente. Sì, come dicevo Simone, questi due punti, vabbè, adesso discutiamo congiuntamente, però noi siamo fondamentalmente contrari appunto alla proposta di delibera 66 e invece per quanto riguarda il regolamento comunale. Spiego un attimo perché siamo contrari, perché in un momento così di crisi sia per quanto riguarda le famiglie, per quanto riguarda arrivare a fine mese, che per quanto riguarda quelle che possono essere le attività produttive, voi sostanzialmente andate ad aumentare quella che è la tassazione e lo fate con un proprio strumento vostro. Quindi io entrerei un po' nel merito perché forse magari i cittadini non capiscono quello che si va a deliberare stasera. Noi partiamo da un'aliquota base dello 0,76%. Questa aliquota riguarda sia i terreni che le altre abitazioni, quindi tutte le abitazioni che non sono considerate prima casa. Lo Stato dà la possibilità di aumentare dello 0,3% o di diminuire dello 0,3%, quindi dello stesso importo, quindi possiamo andare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%. Qual è stata la scelta vostra amministrativa? È stata quella di aumentare non di poco, perché siamo passati dallo 0,76 allo 0,83% in qualche consiglio comunale, nel consiglio comunale precedente dove si parlava di IMU, e poi avete scelto di aumentare ancora, siamo arrivati allo 0,47%, e questo non è poco a nostro avviso. Per quanto riguarda l'abitazione principale, qui l'aliquota base è dello 0,4%. Anche qui lo Stato dà la possibilità di aumentare dello 0,2% oppure di diminuire della stessa percentuale, quindi un aumento più 0,2 o meno 0,2, quindi andremo da uno 0,2 come minimo ad uno 0,6 come massimo. La scelta che ha fatto la vostra amministrazione è stata quella di diminuire, si è diminuito lo 0,02%, che a nostro avviso è una diminuzione quanto meno irrisoria da questo punto di vista, cioè positiva ma irrisoria. Quello che a nostro avviso potevate fare anche per cercare di alleggerire quella che poteva essere la pressione dell'aliquota in riferimento ad una categoria specifica lavorativa, quindi riguarda tutto il mondo dell'imprenditoria agricola, riguarda l'aliquota per il fabbricato rurale e l'uso strumentale, quindi stalle, capannoni, macchine attrezzi, eccetera. In questo caso voi avevate la possibilità di passare da 0,20% addirittura di diminuire della metà, quindi di passare da 0,20 a 0,10. E vi assicuro che nel momento in cui un imprenditore agricolo in precedenza non aveva assolutamente
obbligo di pagare l'IMU perché questi fabbricanti non rientravano, la botta è una botta abbastanza rilevante. E quindi a nostro avviso la vostra amministrazione poteva incidere perlomeno su questa parte, su questa quota, per diminuire quella che era la limite. Questo praticamente non è stato fatto, quindi in sostanza le detrazioni che avete fatto sono delle detrazioni previste, diciamo così, dalla normativa nazionale, mi riferisco a quelle dei 200 euro. Quindi in sostanza le scelte, voi avete fatto tre tipi di scelte a nostro avviso, la prima è quella che riguarda l'agricoltura pari a zero. Anzi, avete aumentato la pressione sia sui terreni, perché ricordo che i terreni rientrano nell'aliquota base, la prima che avevo accennato, invece di pagare lo 0,76 andiamo a pagare lo 0,87, quindi c'è stato un aumento abbastanza consistente, sia per quanto riguarda i fabbricati rurali, perché non è stato diminuito l'aliquota. Un aiuto, diciamo così, irrisorio per quanto riguarda la prima casa, su questo fatto aiuto però c'è una diminuzione dello 0,02%. E per quanto riguarda gli altri settori, anche qui l'aiuto è pari a zero. Quindi la nostra scelta, diciamo, come gruppo consigliare, è stata quella assolutamente di un voto contrario. Tanto quanto avevamo fatto la prima volta che avevamo aumentato, portandolo allo 0,83%, l'aliquota base dei terreni e delle altre abitazioni. E poi io andrei ad aggiungere anche un'altra cosa. E convocare il Consiglio Comunale in una data, quindi alla vigilia del 1 di novembre, in una festività alle 20:30, tra l'altro con una mancata convocazione da parte di un addetto comunale, cioè nessuno, e questo lo so, se può essere, nessuno è venuto a comunicarci che c'è il Consiglio Comunale, nessuno ha detto. Del vigile e una legge comunale. E questo mi sembra grave e vorrei capire il motivo. La convocazione l'abbiamo ricevuta via mail. Poi anche quando ci sono le convocazioni del Consiglio Comunale, mi riferisco alla proposta di delibera 67, è un po' difficile capire dove sono gli allegati. Si parla di allegato A e di allegato B, però se noi andiamo a prendere la cartellina e andiamo a vedere qual è l'allegato A e l'allegato B, non si capisce niente dal nostro avviso. Quindi sono stati inviati due mail distinte dove sinceramente nella cartellina noi dovremmo trovarci tutto quanto, tutta la comunicazione. Quindi mi sembra che da questo punto di vista, come diceva anche prima il mio collega, non è che abbiate una linea, perché c'è una linea un po', lasciatemi usare il termine, la spazzonata da questo punto di vista. Dove si cerca, io ho capito che ci sono delle incombenze, entro il 31 di ottobre dovevamo approvare altre cose, ho capito che ci sono delle disposizioni regionali e nazionali, però arrivare alla sera prima, al 31 di ottobre, la vigilia della festività di novembre, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Per quanto riguarda il discorso invece di quella che è stata la comunicazione ai cittadini e alle attività produttive tramite le cartelline, no? Il bollettino, anche noi come gruppo vorremmo ringraziare veramente l'ufficio tecnico della cultura della Monica, perché ha fatto l'ufficio tecnico dei tributi, perché ha a nostro avviso svolto veramente una incombenza di grado molto elevato e l'ho fatto anche molto bene, tra l'altro rispondendo anche nel caso di precisazione. Quindi da questo punto di vista l'ufficio tecnico a nostro avviso è stato l'ufficio tributi è stato veramente eccellente nel portare avanti questo tipo di precisazione. Sul punto 3, no, sul,
sul regolamento comunale dell'IMU, e ho segnato qui l'articolo 2.9, eccolo qua, dove è sottolineato in elenco quelle che sono state le modifiche da voi apportate, dove dice che sarà prevista una riduzione di aliquota che verrà stabilita, parlando di portatori di handicap, sarà prevista una riduzione di aliquota che verrà stabilita nella deliberazione di approvazione delle aliquote. Cioè, cosa significa questo? La deliberazione di approvazione delle aliquote, cioè, la stiamo facendo questa sera? Quando verrà fatto? Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune di Patro, trova di gestione della riserva nazionale. Quindi è una riduzione, andiamo a provare questa sera. No, mi chiedevo quando. Non so un po'. No, prego. Che guardate, ma che dire sull'IMU? L'IMU è una tassa che il Movimento 5 Stelle non condivide assolutamente, tanto è vero che non condividiamo neanche l'attuale governo tecnico Monti-Anno, insomma, Monti. Fa specie vedere che una parte dell'amministrazione in carica approva quello che fa Monti e il sindaco poi dice che lui è contro quello che dice Monti, cioè sostanzialmente vi dovete mettere d'accordo, insomma. C'è una parte, tipo l'assessore Poltronieri, che condivide, insomma, appoggia il governo Monti, insomma, Monti, poi il sindaco viene qua e dice che non condivide, insomma, quello che dice Monti. No. Monti è un esattore, io non ti ho interrotto, sto parlando di questo. Posso continuare? Se non ti chiedi l'esattezza. Posso continuare? Certo. Monti, per noi sostanzialmente è un esattore, che fa pagare il debito pubblico alla gente che lavora. Speriamo che vada a casa in fretta, si vada alle elezioni subito, quanto prima, perché venga eletto un governo veramente di espressione popolare e non un governo dei banchieri, che fa pagare la crisi alla povera gente, alla gente normale, alla gente che lavora. Detto questo, che dire, l'IMU è una vergogna, tutto qui. Buonasera innanzitutto a tutti. Allora, facendo l'intervento separatamente sui due punti, che sono poi interconnessi fra loro, devo registrare come da una parte si è aumentata l'aliquota allo 0,87 per quanto riguarda la tassazione IMU dei terreni agricoli, delle aree edificate e fabbricate, eccetera, e soprattutto per quelle che sono le attività produttive e commerciali. Dall'altro, come questo tipo di aumento vada ad incidere sostanzialmente su un aumento della tassazione che il Comune di Nogara applica ai propri cittadini, specie a quelli che svolgono ruoli in attività produttive, che quindi producono la circolazione della ricchezza, nel momento in cui effettivamente, non per problemi del Comune di Nogara, si sta vivendo un grave periodo di crisi, che è all'attenzione di tutti, che è a conoscenza di tutti, e di quali anche i nostri servizi sociali sono quotidianamente sollecitati senza trovare altre risposte. Leggevo, perché l'attività di confronto è sempre quello che può aiutare, che alcuni comuni sono riusciti a sopperire a questa situazione di difficoltà e a questa problematica nel reperire finanziamenti, andando non tanto ad aumentare la tassazione con l'aumento delle aliquote IMU, quanto piuttosto cercando di andare ad incidere, come avevo già esposto nel precedente intervento del Presidente del Consiglio Comunale, che ha chiamato anche il Consigliere Falco, ad incidere su quelle che sono le spese improduttive, ovvero quelle che sono le spese non di necessità immediata per il Comune. Tanto più laddove questo Comune mi sembra che, anche in virtù di prossimi pensionamenti, andrà ad avere
una maggior incidenza, cioè un maggior, un minor costo, scusate il termine, gioco di parole, un minor costo in termini di pagamento di personale. Mi sembra che dicendo il funzionario, lo confermo il sindaco, andrà in pensione. Allora, se da una parte si riesce, si può contenere la spesa pubblica, sia essa pubblica, sia essa produttiva che non produttiva, dall'altra si poteva evitare in un momento così difficile di aumentare le aliquote. E questo va esattamente nella logica contraria a quelli che erano i proclami anche elettoralistici per i quali si formulava giudizi di non aumento delle tasse. Le tasse si aumentano, si aumenta soprattutto sulle autorità produttive e i cittadini lo vanno a pagare. Questa è una considerazione generale che ripropongo e che ritengo utile sollevare anche in ragione del fatto che, come anche espresso dagli altri consiglieri di minoranza, si vede, non si vede meglio, quali siano gli ambiti di applicazione dove i piani di spesa dell'amministrazione comunale, non solo nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche, ma anche della gestione ordinaria, si vada ad intervenire, perché ribadisco un concetto, non si capisce se questa amministrazione abbia deciso, visto il momento contingente, di intervenire di più nel sociale, piuttosto che nella cultura, piuttosto che nel sostegno alle imprese o nell'individuazione di, nella creazione di spazi e di modalità di agevolazione per la crescita di questo paese, che nella realtà dei fatti sta morendo. Quindi da questo punto di vista un aumento di tassazione non fa certo in favore di quello che può essere l'auspicio e quello che la gente, la cittadinanza lucanese si aspetta e soprattutto che le attività produttive, che sono anche loro pensate a pari dei privati, si attendono da questa amministrazione comunale. Piuttosto sarebbe stato preferibile aver individuato forme di riduzione di spesa e soprattutto delle spese non produttive. Venendo poi all'esame del regolamento che è posto in discussione, appunto numero 3, volevo fare una domanda e soprattutto una richiesta di chiarimento in modo in particolare riferimento a quelle che sono le classificazioni che sono date dall'articolo 2. Laddove viene qualificata come abitazione principale che gode e fruisce delle agevolazioni e quindi della detrazione di 200 euro per abitazione principale, e si dice che si intende come tale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità ausiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Definizione generale data anche dalla norma statale, dico bene. Però poi in maniera alquanto surrettizia e secondo me curiosa si introduce una specifica laddove si dice che il comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti, mentre prima si dice che devono essere residenti, non residenti del territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non sia collocata. Beh, chiedo innanzitutto al sindaco di dirci statisticamente quanti sono le situazioni, quanti numericamente siano le situazioni e gli immobili che all'interno del nostro ambito, del nostro comune, ricadono in questo ambito di previsione. Secondo, sollevo anche al segretario comunale l'incongruenza palese di questa esclusione o di questa equiparazione, visto che di esclusione non si tratta, rispetto alla definizione generale, e mi pongo il perché questa amministrazione praticamente dice che se io sono proprietario di un immobile a Nogara, però risiedo a Monte Carlo piuttosto che negli Stati Uniti d'America, ho diritto a godere della detrazione di 200 euro come se vi fossi residente perché abitazione principale. Io la colgo così, correggetemi se sbaglio. Non la capisco, non la giustifico proprio per due motivi. Primo, per la palese incongruenza. Secondo, perché vorrei capire verso chi va, perché mi sembra una norma che non è stata introdotta a caso, ma forse è finalizzata, virgolette, ad agevolare
una limitatissima fascia della popolazione nogarese e che soprattutto si pone in aperto contrasto e si fa beffa di tutti coloro che sono proprietari, residenti di immobili nel territorio comunale di Nogara e che non avendo la fortuna o sfortuna di essere residenti all'estero per variati motivi, può essere per lavoro eccetera, non sono tenuti ad approfittare, a godere di questa equiparazione. Devo rispondere? Sì, non ho fatto una richiesta. Questo è stato un movimento che è stato portato avanti a livello nazionale, soprattutto dal PD. Oggi se avete visto anche sull'arena c'era il segretario provinciale d'Arienzo che sbandierava una risposta, una grande conquista, il fatto di aver introdotto nel comune di Verona questo emendamento. Noi non l'abbiamo fatto per questo motivo, ma era per poi palesare con le conseguenze dal punto di vista delle cose. I casi nogaresi saranno statisticamente, stanno sulla mano, cose di questo genere. È una questione come che volevamo introdurre come così come introduzione o meno, ma non ho nessun problema a dirla da lì. Bene, io direi che fai la proposta di. Io faccio la proposta di annullare, d'accordo, di cassare questa cosa perché va nella direzione. Ma certo. D'accordo, signora. D'accordo. Beh, questo mi fa piacere perché appunto dico bisogna. No, nel senso che siccome stamattina l'avevamo proposto noi di tirarlo via, poi ci è stato detto da introdurlo. Lo propongo adesso e perché ribadisco nessun problema, l'avevo proposto noi. Questo mi va a favore del fatto che se non fosse stata fatta questa modifica io questo regolamento non lo avrei fatto. Allora, se questo Consiglio Comunale si esprime e dà parere favorevole alla eliminazione di questo passaggio, io ben volentieri voto, posso già fare la votazione di questo regolamento. Perché sindaco convieni con me che questa era una norma parziaria che andava ad incidere su tutto sicuramente contraddittorio e quindi fermo. Volevo solo concludere su una cosa, ho visto che è stato introdotto un regime di esenzione, oltre a quella della previsione generale data dalla norma statale, a favore delle onus, ok, delle osservazioni non lucrative di utilità sociale. È specificato qua, dice che l'esenzione si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Questo incalza e incarna quella che è una precisazione che voglio fare, perché anche per ragioni d'ufficio sono a conoscenza di onus che spesso maschera l'attività di natura commerciale, non è certo cosa, sul quale secondo me bisogna vigilare, perché talvolta proprietà di onus poi vengono cedute in locazione, ovvero a cessione garantita da pagamento in favore di terzi che non svolgono attività statutarie o quant'altro. Quindi da questo punto di vista mi va bene che sia stato introdotto il concetto delle esenzioni di onus per quelle onus che effettivamente svolgono attività di utilità sociale, e invito l'amministrazione comunale, la persona del sindaco, a sorvegliarsi, come si può dire, su quali siano poi effettivamente le onus operanti sul territorio che, beneficiando di questo regime di sgravo di esenzione, svolgono l'attività. Perché diversamente bisognerà provvedere a fare apposite segnalazioni, perché non è giusto che chi maschera, non solo in questo ambito, ma in tante altre realtà, attività commerciali fittizie sotto presunte o inserite attività di tipo non lucrativo, è giusto che non vengano agevolati e beneficiati. Quindi mi propongo anche già, espongo anche già quale sarà la mia dichiarazione di voto, sostanzialmente sul punto di aumento di approvazione delle delibere dell'aliquota IMU, il mio voto sarà favorevole per le ragioni, quindi contrario per le ragioni che ho esposto, mentre se emendato come è stato riferito nel punto che abbiamo discusso, voto, però il mio voto sarà favorevole in relazione a regolamento. Benissimo, mi sembra che la discussione sia stata molto chiara. Ribadisco solo due cose in questa cosa. Ribadisco che l'applicazione dell'IMU è come tassa che viene poi demandata ai comuni, non minora. L'altra cosa che vorrei ribadire, che poi si dimentica sempre, non è che la scelta di applicare o non applicare l'IMU
vogliamo o non vogliamo fare. Vorrei ricordare a tutto il Consiglio dei cittadini che ci ascoltano che il governo ha tagliato i trasferimenti in proporzione a quella che è l'entrata dell'IMU. Cioè questo vuol dire che se noi non applicassimo l'IMU, i comuni che l'hanno fatto poi introducendo surrettiziamente tutta un'altra serie di tassazioni collaterali, dall'IRPEF o meno altro, e quindi poi discorsino la taglia, noi avremmo avuto, non avremmo avuto, avremmo da parte dello Stato una riduzione tale che in questo caso sì, saremmo costretti non solo di non fare i servizi, non solo a fare altre cose, ma a licenziare anche il personale, oltre a quello che va in pensione per conto suo. Cioè questa è una cosa che si dimentica sempre. Non è che lo Stato ci dica voi potete o non potete applicare. Certo, io non ti do i soldi per sopravvivere. Se vuoi sopravvivere, l'unica cosa che puoi fare è applicare. Poi possiamo discutere tutta sera se abbiamo aumentato, diminuito, fare queste cose. Constato che nessuna proposta reale è venuta fuori di modifica da parte di nessun gruppo, quindi da questo punto di vista, al di là delle osservazioni di principio su cui posso concordare, altre osservazioni non sono venute fuori di fatto. Quindi, anche pur dando tutta la legittimità alle osservazioni che sono state fatte, quindi da questo punto di vista ribadisco che noi le nostre spese sono ridotte all'ospedale, un dato che è anche significativo. Il Comune di Nogara per spese di rappresentanza ha 1000 euro per tutta la giunta e tutti i consiglieri, 1000 euro all'anno, quindi io credo che da questo punto di vista sia difficile poi riuscire a fare situazioni di altro tipo, ma non voglio dire che siamo bravi, siamo gestendo, io lamento in positivo quello che diceva il consigliere Faico, noi stiamo oggi gestendo una situazione di normalità, niente di più e niente di meno, tentando di poter fare quello che possiamo fare. Vi ricordo che comunque sono stati sistemati solamente delle scuole elementari che erano lì, quindi da questo punto di vista il rientro del patto di stabilità è un dato che non risolve i problemi economici di un comune, tanto per essere molto chiaro. E poi anche qua si fa a volte demagogia, come qualcuno dice, si fa demagogia quando si dice che qualcuno ha suonato. Il fatto di essere entrati nel patto di stabilità permette oggi di fare un minimo di programmazione e quindi di riuscire poi a avere quella parte. Io sono abbastanza d'accordo che dovremmo cercare di uscire anche da un fatto di normalità. Io sono convinto che i comuni abbiano una grande funzione per poter far ripartire l'economia. Io oggi ho visto con estremo favore il fatto che ci sia un accorpamento per dire tra la provincia di Verona e la provincia di Rovigo, perché permette anche alla Vasa di introdurre criteri di sviluppo complessivo economico interessanti. Poi ne discuteremo, perché il consigliere Faico e anche il consigliere provinciale, magari una volta o l'altra, gli chiederemo anche un prossimo corso di fare una relazione su questo. Però, ripeto, io credo che ci si stia muovendo su alcune questioni. Un momento difficile, noi cerchiamo lì per sopravvivere, cioè da insegnare, che altrimenti avremmo dovuto tagliare un'altra serie di cose, e quindi apportiamo un'applicazione. Dico un'ultima cosa, noi siamo convinti che le nostre aliquote siano sostanzialmente tra le più basse del Consiglio. Sfido poi le dimostrazioni contrarie, ma sono assolutamente convinto. Quindi lo sforzo è stato fatto, qui là non possiamo neanche mandare niente, noi facciamo quello che possiamo per tentare di sopravvivere. Con queste osservazioni e poi... Con una precisazione, sì, da quale volevo chiudere se può. Sì, sì, no, non per dai parola secondo solo per indicare, per dire che sostanzialmente non è vero che non è stata fatta alcuna proposta. Io ho segnalato che questo comune avrà minori costi per la gestione del personale, che possono, io ho detto, in applicazione a una riduzione di spesa non produttiva o non necessaria, andare a reperire quelle risorse che possono calmierare l'aumento della ripresa. Dopodiché, ribadisco, l'IMU effettivamente ci troviamo, e non per colpa di questa amministrazione, a doverla discutere al 31 ottobre, entro il 31 ottobre, dice la norma, per poi applicarla al 17 dicembre, quindi l'onestà intellettuale non posso neanche ricaricare tutta la questione. Io ho fatto un discorso che vuole essere di lungimiranza, visto che si dovrà fare una sì, ma la proposta di emendamento significa poi che si riduca così, perché benissimo, insomma, io questo sera faccio rinunciazione.